Buonasera a tutti. Stasera presentiamo la nostra conferenza in diretta su Facebook, quindi a distanza, però siamo entrambe a distanza in luoghi diversi, ma in streaming in contemporanea presenti. Quindi siamo particolarmente contenti di presentare la conferenza Dal mare alla tavola al rito, i pesci nella ceramica, figure rosse e taliota, della dottoressa Giuseppina Gadaleta. Giuseppina Gadaleta ha un'importante esperienza scientifica, ricercatrice di archeologia classica all'Università degli Studi di Bari, e quindi una grande esperienza scientifica proprio nella studio della ceramica figurata greca, italiota e siceliota. Qui si debbono numerose pubblicazioni sul tema. Oggi questa conferenza permetterà di fare un focus soprattutto sui recipienti da ceramica custoditi nel Marta, che sono numerosi, quindi in particolar modo dalla fine del V alla fine del IV secolo a.C., che raccontano di un rapporto importante, cioè quello fra l'uomo e il Mediterraneo, e in particolar modo il rapporto fra la pescosità del Golfo di Taranto e la qualità delle preparazioni gastronomiche. Inoltre, la dottoressa Gadaleta collabora con noi al progetto Fish and Chips, come esperta appunto di queste classi ceramiche, e quindi abbiamo un progetto appunto di prossima pubblicazione, anche di una pubblicazione scientifica sul tema, sul rapporto fra Taranto e il mare, vista anche attraverso queste classi ceramica così importanti. La ringrazio e quindi le cedo la parola per la sua conferenza. Buonasera, io ringrazio la dottoressa degli Innocenti per questo graditissimo invito. Avvio subito la presentazione dal titolo, la mando a schermo intero. Come ha già anticipato la dottoressa degli Innocenti, vi parlerò dei pesci nella ceramica figure rosse italiota, in particolare di una categoria di oggetti denominati piatti da pesce. Questo tema mi pareva particolarmente adatto per un'occasione come questa, per una relazione trasmessa dal Museo Archeologico di una città come Taranto. Ci sono città che sono semplicemente sul mare, ci sono città come la vostra, la nostra Taranto, che invece hanno già dal punto di vista geomorfologico un rapporto più intimo con il mare. La città entra nel mare, ovvero il mare entra dentro la città, generando un rapporto profondo. Una città in cui lo stesso fondatore mitico arriva dal mare e naufrago, viene salvato da un animale che non è esattamente un pesce, è un delfino, quindi un cetaceo, però è una creatura del grande mare che lo trasporta a riva. Di questo tema esiste peraltro anche una versione comica che ho riportato in basso. Che però non svilupperemo questa sera, e strapperò però alla dottoressa degli Innocenti la promessa di vederci in una prossima occasione per parlare anche della versione comica del salvataggio dell'eroe fondatore. Questo indissolubile rapporto ovviamente si traduce anche nelle attività produttive, nelle attività commerciali della città di Taranto, e anche in una ricca e rinomata tradizione culinaria che anche ora si esprime, per esempio, nei blog di cucina. Queste sono immagini che ho preso da blog di cucina con ricette che portano il nome di pesce alla tarantina, ostriche alla tarantina, cozze alla tarantina. Noi conosciamo, peraltro attraverso le fonti antiche,
Per esempio, l'altissimo numero di pescatori che componevano la compagine sociale della Taranto democratica del V secolo a.C. E sempre attraverso le fonti conosciamo attività economiche antiche incentrate sui prodotti del mare, come l'estrazione della porpora, ben nota, su cui non mi soffermo, ci sono state altre relazioni su questo argomento, e la produzione e la lavorazione della cosiddetta seta del mare, il bisso. Quindi già due attività economiche importanti attestate nell'antichità, che legano profondamente questa città al mare. Aristotele ci informa anche della pescosità del mare tarantino, dicendo esplicitamente che c'erano ben 93 specie ittiche che si potevano pescare in questo golfo, anche se di fatto un riferimento preciso alle prelibatezze, alle eccellenze di prodotti marini nel mondo antico è abbastanza contenuto. Sappiamo delle ostriche tarantine, qui vedete il passo di Geglio in cui si fa riferimento a queste ostriche come delizie squisite, cibo sontuoso e delizioso. Si fa esplicito riferimento da parte di Orazio alla grandezza dei pectines, pecten jacobaeus come anche nome scientifico, noto come pettine appunto in italiano o conchiglia di San Giacomo. E si fa riferimento anche da parte di un poeta pugliese ad un apriculum, un più misterioso pesce, in un frammento di un'opera di Ennio intitolata Ediufagetica. Parla di questo apriculum, i versi recitano esattamente: sappi che il miglior pesce apriculum è quello di Taranto. Un pesce che adesso è meno diffuso nel Golfo e che però ultimamente pare stia ricomparendo, almeno se è corretta l'identificazione. Si tratta del pesce balestro, pesce porco, la cui ricomparsa, forse per la tropicalizzazione del clima, preoccupa anche un po' gli allevatori di cozze, che lo denominano killer delle cozze, perché di quel mollusco il pesce balestra è particolarmente ghiotto, e anche questo è noto dall'antichità come prelibatezza. Sappiamo peraltro che a Taranto si svolgevano dei sontuosi banchetti. Questo riferimento va alla Taranto potente del IV secolo a.C., quando questo lusso, che si esprimeva anche nei banchetti, sarebbe stato sintomo di mollezza e debolezza, no? Il solito topos della triufè e dei cittadini triunfontes, che dediti a questi piaceri si sarebbero poi progressivamente indeboliti. E Strabone riferisce anche che ci sarebbero stati a Taranto più banchetti di quanti sono i giorni dell'anno, quindi evidentemente un amore per la buona tavola, un consumo sfrenato di cibi prelibati è quello che passa soprattutto nella tradizione letteraria tarda romana in funzione anti-tarantina. Ora, per capire un po' come si arriva a questi famosi banchetti tarantini, dobbiamo fare un piccolo passo indietro e comprendere quando si può parlare di una vera e propria rivoluzione gastronomica, di un passaggio dal cibo inteso come elemento per il sostentamento a una cultura del cibo e del banchetto, e ad una cultura dell'elaborazione del cibo e quindi della gastronomia intesa come arte. I riferimenti al cibo e al banchetto in realtà rimontano a molto tempo prima, già nell'epica omerica, già in Esiodo, già nella lirica arcaica ci sono numerosi riferimenti ai cibi e ai banchetti, ma in maniera sempre crescente si fa riferimento a dei cibi ed anche a ricette
per la elaborazione degli alimenti con la giambografia, con la poesia giambica e soprattutto con il mimo, che è un genere letterario particolarmente legato alla vita quotidiana e naturalmente nella commedia, anche per via dell'utilizzo frequente del linguaggio comico della terminologia legata al sesso e del facile legame tra il linguaggio del sesso e il linguaggio del cibo, in particolar modo se si parla di pesce. Ho messo qui un rapidissimo elenco di quanti e quali autori, per esempio nella commedia antica, quindi in una parte del quinto e fino agli inizi del IV secolo avanti Cristo, tocchino l'argomento cibo. Ovviamente su tutti risalta Aristofane, che ho evidenziato in rosso, ma tantissimi frammenti riportati in un'importante opera sul banchetto, che è l'opera dei Pnosofisti, Sofisti a banchetto di Ateneo di Naucratis, si fa riferimento a cibi di vario genere. Fino a Platone comico, che fa anche la parodia di un poemetto attribuito a un certo Filosseno, forse il Filosseno di Citera, attivo presso la corte del tiranno di Siracusa, un poemetto intitolato Banchetto, il cui elemento comico deriverebbe dal fatto di usare l'esametro, quindi il verso pomposo dell'epica, il verso tradizionale dell'epica, per parlare invece di qualcosa di molto comune come il cibo. E questi riferimenti al cibo diventano sempre più frequenti poi con la mese, con la commedia di mezzo, nel corso del IV secolo a.C., anche nelle opere e negli autori che vedete qui elencati, anche in connessione con l'emergere di un personaggio comico molto particolare, che è il cuoco, che spesso vanta se stesso e la propria arte e la propria maniera di elaborare i prodotti alimentari. E questa è la fase tra V e IV secolo in cui compaiono altri generi letterari che ci fanno comprendere come stia avvenendo questa rivoluzione gastronomica, come l'hanno chiamata gli studiosi. Ed è interessante notare come molti trattatisti che affrontano il tema della gastronomia siano scrittori che abitano nelle città greche d'Occidente. Autori di trattati di questo genere sono il Siculo Miteco, due autori siracusani che portano lo stesso nome, Glauco di Locri, noto per aver inventato l'upospagma, uno strano intruglio fatto di silfio, latte ed aromi vari, che serviva per condire le carni, e un Tarantino, un Hegesippos Tarantino, autore di un manuale di gastronomia e di un trattato sui dolci, quindi di un manuale anche di pasticceria. Su tutti poi spicca Archestrato, l'autore di Gela, quindi di una colonia della Sicilia del IV secolo a.C., del cui poemetto, secondo alcuni intitolato Gastronomia, secondo altri intitolato Idiopateia, conosciamo anche lunghi frammenti nei quali spesso si fa riferimento anche al pesce. E sarebbe a quest'ultimo che si è ispirato poi il poeta latino Ennio con l'Eliofagetica, il cui frammento parla, tra le altre cose, anche del priculum che abbiamo visto in precedenza. E poi, al di là del cibo in generale, ci sono delle opere che nel contenuto o nel titolo, talvolta ne conosciamo soltanto il titolo, fanno un preciso riferimento ai pesci. I portatori di pesce di Ermippo, per esempio, gli Ictiues, quindi una commedia intitolata Pesci,
del poeta Archippo, e poi c'è la celeberrima scena della anguilla di Ceopoli nella commedia aristofanea intitolata A Carnesi. Lo stesso vale per drammi sicilioti, quindi scritti da autori originari delle città greche della Sicilia, come Il pescatore al contadino di Sofrone e Il pescatore di Tonni dello stesso autore, e una lunga rappresentazione del banchetto nelle nozze di Ebe di Epicarmo. Da tutto questo, tutta questa produzione letteraria, vengono fuori quali erano i pesci attestati con uso alimentare nella letteratura antica. Li faccio qui semplicemente scorrere. Abbiamo, come vedete, orate, saraghi, rane pescatrici, pesci di tutti i generi, platesse, torpedini, persino il gustoso pesce San Pietro, una prelibatezza ancora per noi, un pesce al quale veniva data una grande importanza, è sempre stata data una grande importanza, tradita anche dal nome che viene dato a questo pesce. Gli antichi lo chiamavano Zeus Faber, gli davano il nome del sommo dio nella cultura cristiana, San Pietro, nella cultura anglosassone, per esempio, John Dory, il nome di un eroe. E vengono fuori anche tanti nomi di molluschi, seppie, polpi, calamari, di crostacei di vario genere e di gasteropodi in conchiglia. Ne ricaviamo anche quali erano gli attrezzi, e qui veniamo agli oggetti, ci avviciniamo pian piano ai manufatti del nostro museo. Quali erano gli oggetti utilizzati per la pesca, per il trasporto anche e per contenere i pesci? Sia dalla letteratura sia dall'iconografia conosciamo le reti, conosciamo questa maniera di trasportare grossi pesci sospesi ad un'asta, e conosciamo anche dei termini come spiuris, che è la cesta con cui i pesci venivano trasportati dal mercato a casa o da un luogo all'altro. Conosciamo anche i metodi di preparazione e di cottura e i relativi attrezzi. Sappiamo che era praticata la salatura, l'arrosto, la fumicatura, la stufatura, la bollitura ed anche la frittura del pesce. E abbiamo poi la possibilità di visualizzare attraverso il materiale archeologico come fossero fatti questi strumenti per arrostire, per bollire nelle pentole più profonde, per stufare in questo particolare tipo di pentola, che si chiama l'opas, che è un tegame anche ora molto diffuso nelle batterie di pentole in terracotta, in cui la cottura col coperchio permetteva di stufare, di cuocere lentamente il pesce con i suoi stessi liquidi, ed anche delle padelle per la frittura. L'altro elemento che ci colpisce è che con questo momento di fioritura della letteratura che fa riferimento al cibo e in particolare al pesce, nasce nella produzione ateniese a figure rosse, ma anche in quella a vernice nera, e nella produzione analoga dell'Occidente greco, una forma di vaso particolare, che è quella di cui vorrei parlarvi. Un vaso che va sotto il nome di piatto da pesce, che consiste in un contenitore dalle pareti molto svasate, quindi un contenitore di forma aperta come appunto un piatto, solitamente con il labbro revoluto pendulo, come vedete qui nel profilo, su un piede che può essere basso o più alto, come in questo caso, è caratterizzato, si vede sia nel disegno sia nella fotografia, da un incavo centrale che doveva avere la funzione di contenere le salsine per il condimento del pesce. Questa forma compare, probabilmente derivando da quest'altra, che è il Galatian Plate, in un esemplare ateniese proveniente da Capua, compare verso la fine del V secolo, e due studiosi, Trendall e McPhee, che hanno creato il repertorio dei cosiddetti piatti da pesce, hanno distinto un piccolo gruppo di piatti con questa forma,
che presentano pesci come elemento di ambientazione marina dei soggetti mitologici, che possono essere le Nereidi o più spesso la rappresentazione di Europa rapita da Zeus. Mentre la più ricca produzione di questi piatti da pesce, articolata in due gruppi che sono stati chiamati B e C solo per delle differenze stilistiche, consiste in piatti che sulla superficie interna, attorno a questa coppetta centrale che doveva contenere il condimento, rappresentano pesci interi che sembrano nuotare in questo spazio ad anello circolare. Questo è un esemplare del gruppo B più semplice, il gruppo C più elaborato presenta invece pesci con un uso, diciamo, dettagliati, con un maggiore uso coloristico ottenuto con la vernice diluita, e in tutti i casi si riescono a riconoscere specie di pesci rappresentati sempre interi, tutti commestibili. Vedete, qui abbiamo una triglia, un'orata, un pesce scorpione, uno sciarrano, e anche come riempitivi sono usati la conchiglia di San Giacomo e vari altri tipi di gasteropodi, piccoli crostacei, pesci di minori dimensioni. Vi ho detto, compare nella produzione ateniese, compare contemporaneamente anche nella produzione della Sicilia, lì dove fioriva la trattatistica gastronomica nello stesso periodo. Questi sono due esemplari sicilioti, e invece poi da questa origine nel tardo V secolo a.C. in Sicilia derivano anche una produzione campana, come nel resto della ceramica figure rosse, quindi che usciva dalle officine di Capua e di Cuma prevalentemente, una produzione pestana realizzata nelle officine di Pestum, tutte e due a partire dal secondo quarto del IV secolo a.C., quindi 375-350 a.C., il cui gusto decorativo si elabora ulteriormente, si arricchisce di sovradipinture per caratterizzare i diversi pesci che popolano queste superfici. Più numerosa delle altre è la produzione apula, che comincia intorno alla metà del IV secolo a.C., nell'ambito di quella grossa officina tra i precursori del famosissimo pittore di Dario, ceramografo noto come pittore di Dario, e che ha sede proprio nella città di Taranto. Qui vediamo un esemplare di questa iniziale produzione tarantina, attribuito al pittore della Sogliola, perché spesso nei suoi piatti ricorre la rappresentazione della Sogliola, è conservato presso il Museo Nazionale Iatta di Ruvo di Puglia, e anche qui è possibile l'identificazione di pesci e altri esseri marini, tutti interi e commestibili. Ancora un altro esemplare dello stesso pittore, successivamente da questa origine tarantina Trendall e McPhee ipotizzano anche una produzione locale proprio a Ruvo di Puglia ed un'altra a Canosa, con delle caratteristiche decorative loro proprie, con un raggio di diffusione concentrato attorno a questi due centri indigeni, e con una tendenza tarda a perdere il senso della rappresentazione dei pesci come prodotto alimentare, per inserire anche degli elementi decorativi fantastici, delle creature marine come l'ippocampo, il tritone o lo stesso delfino, che è un essere marino reale che però non è commestibile. E addirittura ci sarebbero esemplari anche che imitano la tecnica figure rosse nella nuova tecnica a tempera in un paio di contesti di Erdogna,
Ordona, qui vedete un esemplare da una di queste due tombe. E qui invece il confronto tra la produzione tarantina con pesci commestibili e la produzione più tarda canosina, in cui compaiono anche degli esseri fantastici. E qui invece vi mostro gli esemplari che sono custoditi nel Museo di Taranto. Scusandomi per la qualità delle immagini, perché a parte il primo, a parte del primo, né io né la dottoressa Consonni con cui mi sono confrontata possediamo foto migliori di questi pezzi. L'unico fotografato per bene e a colori e anche l'unico esposto presso il museo, ma esistono altri piatti da pesce che ora vedremo, delle immagini in bianco e nero che avevo a disposizione da vecchie pubblicazioni. Si tratta, come vedete, di esemplari esattamente dello stesso genere. Prevalentemente nel gruppo di oggetti conservati al Museo di Taranto, non Apuli, quindi non di produzione tarantina, ma Campani. E questo perché appartengono in gran parte ad una collezione, evidentemente tramite determinati canali d'acquisto, l'approvvigionamento è avvenuto dal mercato campano e non da oggetti di provenienza locale. Tutti questi sono gli esemplari campani, ma ci sono anche un paio di piatti da pesce Apuli, di tipo ormai consueto dopo tutte le immagini che abbiamo già visto, con molluschi e pesci di vario genere. Va detto anche che su questo piatto, su questa forma molto particolare che rappresenta esclusivamente pesci nel repertorio dell'Italia meridionale, ci si è interrogati anche sul nome della forma nell'antichità. Qualcuno propone di chiamare questi piatti oxybaphon, che è il nome che in realtà le fonti antiche utilizzano per la coppetta che conteneva le salse. Quindi che fosse aggiunta una coppetta nell'incavo o che si mettessero le salse direttamente nell'incavo, questa proposta vedrebbe un'estensione del termine dal contenitore delle salse all'intero oggetto. Più spesso, invece, si propone di identificare in questo tipo di piatti i pinnaces o pinacchiscoi citati tra gli altri da Aristofane. Queste tavolette sporche di pesce, come dice Aristofane, che venivano utilizzate per portare i pesci dal mercato. Recentemente, studiando questo argomento, mi sono imbattuta in un altro termine che emerge dalla letteratura che fa riferimento al consumo del pesce, quindi le commedie, soprattutto la commedia di Aristofane. Aristofane parla spesso in connessione col pesce di un oggetto che si chiama triublion e lo indica come una stoviglia indispensabile in due occasioni, una stoviglia usata in cucina che conteneva alimenti solidi e che era fatto in ceramica. Come si evince in particolare dal testo delle Ecclesiazuse. E poi in due commedie, negli Uccelli e nei Cavalieri, qualcuno dei personaggi afferma di usare il triublion per andare a prendere alici dal mercato del pesce. Quindi questo triublion è un oggetto che è collegato in qualche modo al pesce, e quasi tutti i traduttori delle commedie di Aristofane traducono Triublion come piatto. Peraltro, in un frammento di un'altra commedia di Alessi, anche questo riportato da Ateneo, il Triublion viene messo in una scala di capacità, profondità
con altre due basi di forma aperta, che sono il poterio nella fiale, di cui qui vedete dei profili esemplificativi, e sarebbe un vaso meno capace e meno profondo di entrambi, quindi si metterebbe tra i contenitori meno profondi, tra i vasi di forma aperta meno profondi, un piatto vero e proprio. E c'è, questo per forza dovevo fare riferimento, anche un altro gustoso passaggio sempre degli uccelli di Aristofane, un momento concitato in cui sta per avvenire l'attacco da parte degli uccelli, in cui uno dei due protagonisti si rivolge all'altro, suggerendo di prendere una serie di oggetti di uso comune che erano lì a disposizione a portata di mano per usarli come armi da difesa. Allora gli dice: prendi la pentola, prendi lo spiedo, prendi lo xiubafon. No, quello non va bene, coprirebbe solo gli occhi. Prendi il trubion, prendine un paio, in realtà usa il duale, si tratta di due personaggi che devono difendersi. Prendi un paio di trublia che proteggerebbero l'intero viso. E che fa venire in mente che lo xubafon è in effetti quell'oggetto piccolo che poteva proteggere solo gli occhi, mentre questo trublion doveva avere una dimensione adatta a coprire l'intero viso, insomma mediamente il viso di un adulto è 23 centimetri, che è anche il diametro medio dei piatti da pesce. Questa è una mia suggestione. Per cui forse, oltre che Pinax, questo particolare oggetto che noi conosciamo attraverso la documentazione archeologica, potremmo chiamarlo anche Triubion. A che cosa servivano? Dai passi a cui ho fatto riferimento viene fuori che lo usavano per andare a prendere il pesce dal mercato, e viene facile pensare, anche per il confronto con oggetti più recenti, uno è un piatto di casa mia, l'altro è in collezione, che potessero servire come piatti da portata per il pesce. Dobbiamo quindi pensare semplicemente a l'uso reale di questi oggetti. È abbastanza difficile pensarlo in generale per la ceramica figurata, oppure dobbiamo pensare ad un simbolismo dei pesci rappresentati su questi piatti. Esiste un caso che è documentato dalla necropoli punica di Palermo, in cui un piatto da pesce proto-siceliota, quindi della fase iniziale della produzione siceliota, fine del V secolo a.C., e un altro a vernice nera attico che stava nello stesso contesto, sono stati trovati con dentro dei residui di pesce. Questo però è l'unico documento, insieme ad altri frammenti rinvenuti in un deposito votivo di Pirgi, quindi in un santuario etrusco, in cui ci sono residui di pesci insieme con i piatti da pesce. Seconda possibilità, quello è un caso raro di attestazione di un uso effettivo per contenere pesci. Seconda possibilità, la simbologia funeraria, che ci viene sempre in mente quando parliamo di vasi figurati, perché noi sappiamo che la stragrande maggioranza dei vasi figurati proviene, quando è nota la provenienza, da contesti funerari. E ho provato qui a sintetizzare in una carta di diffusione da dove vengono i vasi attici con pesci, quelli dei gruppi B e C. Provengono da tombe, nel caso della necropoli di Spina Valle Pega, l'abbiamo visto tra i primi esemplari, dalle coste del Mar Nero, da alcuni contesti tombali persino della penisola iberica, da numerosissime tombe anche dell'Italia, ma anche in un numero percentualmente consistente rispetto alla restante ceramica figure rosse, questi oggetti provengono da santuari. Per esempio dal santuario di Brauron, molto famoso. E lo stesso vale
anche per le provenienze dei piatti da pesce prodotti in Sicilia e in Italia meridionale. Sebbene anche in questo caso, nella stragrande maggioranza, provengano da Corre di Funebri, è significativo che tra gli oggetti esportati fuori dall'Italia meridionale, questi piatti da pesce finiscano nel santuario di Pirgi, a cui ho già fatto riferimento, nel santuario di Ardea e in un'area santuariale di Naucratis in Egitto, sul delta del Nilo. A che cosa potevano servire nei santuari? Perché dedicare nei santuari e nelle tombe dei piatti da pesce? Non ci sono, o meglio, sono rare le informazioni sul sacrificio del pesce. Questo sia per la difficoltà di trasportare vivo il pesce nel luogo del sacrificio, sia anche, come ritengono gli studiosi che hanno approfondito il tema del sacrificio, perché a differenza degli altri animali, dal pesce non cola sangue, che è l'elemento che doveva cadere sull'altare per dare valenza al sacrificio. Ci sono però dei casi in cui è attestato il sacrificio di pesce a Poseidon e anche delle immagini in cui, come in questo caso, probabilmente è rappresentato il sacrificio di un pesce, potrebbe essere anche una scena di vita quotidiana, ma la presenza dell'amaca, del coltello sacrificale e il fatto che i due personaggi abbiano queste particolari ghirlande fa pensare che questo sia un gesto rituale. Più spesso, invece, sappiamo che piatti di piccoli pesci fritti potevano essere offerti sulla tomba dei defunti e che saporiti bocconi a base di pesce erano per esempio i cosiddetti ecate spomata, bocconi di ecate, delle pietanze consistenti soprattutto in triglie, che perciò ho riportato qui in basso, che venivano offerti ad una divinità particolare con una precisa pregnanza anche funeraria, a cui le triglie forse si collegavano anche per la consonanza tra il nome trigle in greco e la triplice natura della divinità. Quindi, più che il sacrificio, sappiamo che veniva fatta l'offerta del pesce, nelle sue diverse forme, pesci piccoli fritti o i pesci più grandi, arrostiti o comunque preparati interi nella loro interezza, e il gesto dell'offerta in generale avviene perché bisogna presentare il contenuto del vaso alla divinità in contenitori di forma aperta. Questo è, per esempio, anche questa non è una bellissima fotografia, è uno stamnos a figure rosse, ma di produzione etrusca, in cui è rappresentata Artemide, cacciatrice, una divinità che spesso si mescola con Ecate, e sull'altro lato, verso una figura seduta vestita all'orientale, così come l'Artemide del primo lato, si reca un personaggio che ha in mano un vaso di forma aperta con sopra un pesce intero. Che cosa dunque potrebbe essere accaduto? Potrebbe essere accaduta la trasformazione della offerta reale di un piatto di forma aperta contenente dei pesci veri al defunto o alla divinità nella sua versione figurata, nel suo sostituto figurato. L'offerta diventa il piatto stesso, che attraverso le immagini di pesci dipinte sulla superficie sostituisce l'offerta reale nel rito del prodotto alimentare. E anche questa è una suggestione con la quale concludo, probabilmente questa funzione di supporto di immagini di pesci, è particolarmente evidente in questo raro esemplare di piatto da pesce rettangolare,
è l'unico noto di forma rettangolare, gli altri sono tutti di forma circolare. In realtà bisognerebbe anche fare delle analisi per valutarne l'autenticità, ma diamola per buona. È un reperto conservato presso il Museo del Louvre a Parigi, attribuito al pittore della Sogliola, quindi a questo pittore sicuramente attivo in botteghe tarantine, con lo stesso tipo di rappresentazione, con pesci commestibili interi, e questa sua forma rettangolare farebbe pensare proprio al Pinax, se vogliamo tornare sulla denominazione proposta da altri studiosi, cioè la funzione di un quadro che rappresenta l'offerta del pesce. Il vaso stesso diventerebbe quindi la rappresentazione dell'offerta di pesci interi attraverso la sua decorazione dipinta. E con questo possiamo anche concludere. Ho messo qui in forma di nutrito, in realtà elenco, anche una ricca bibliografia su questo argomento, se per caso qualcuno fosse interessato all'approfondimento. Grazie. Grazie, dottoressa Gadalesa. Intanto sollecito chi ci sta seguendo da Facebook a porre le domande. Già ho visto, insomma, che le persone ci stanno vedendo su Facebook, hanno apprezzato molto la sua conferenza, quindi io sollecito tutti a porre le domande, e quindi sarò ben lieta di trasmetterle. Volevo sapere come si, da un punto di vista sulla ceramica Apula, sembra, almeno un po' la bibliografia che avevo letto, sembra attestato un campionario ittico superiore nei piatti da pesce, superiore alle altre specie italiote. Ecco, questo punto mi interessava. Come... Sicuramente c'è una maggiore varietà di specie nella decorazione di questi piatti, è una decorazione più esuberante sotto vari punti di vista, anche solo se nel gusto cromatico lo è, e poi soprattutto per la quantità di pesci. È possibile che, non credo esclusivamente per la diversa pescosità, perché anche la zona greca del Mediterraneo è ricca di pesci, è possibile però che proprio l'elaborazione della cucina occidentale si rifletta anche in questa maggiore varietà di pesci commestibili nella decorazione dei piatti. E quindi anche poi nelle differenze nella forma ceramica? Perché mi ricordo che, per esempio, sì, nel senso, i piatti da pesce Apuli, che hanno questo orlo che scende quasi a sfiorare il piano d'appoggio, un piede più modanato, eccetera. Sì. Sarebbe Sono diversi, anche per questo, non solo per stile, riconoscibili rispetto ai piatti attici. Tutti quelli italioti in generale hanno un labbro di altezza maggiore, o se vogliamo di profondità maggiore, che scende quasi a toccare il piano d'appoggio, coprendo il piede, che in molti casi diventa anche un piede molto alto, soprattutto nella produzione canosina tarda. È una variante morfologica rispetto all'originale Galatin plate, che è più invece direttamente riflesso nella ceramica attica. Ma l'innovazione, sia nelle forme sia nei contenuti, da parte delle botteghe italiote è comune in tutte le forme vascolari. Certo. Quindi questa variazione potrebbe essere anche riconnessa a un uso funzionale, o semplicemente quindi che questa tipologia fosse associata anche, appunto, a un uso poi funzionale, anche rituale, di una diversità? Potrebbe essere di gusto, e io peraltro ritengo che, nonostante il caso della necropoli punica di Palermo, è difficile pensare che fosse realmente usato l'oggetto figurato.
Quindi più che ad una diversità legata alla funzione, penserei ad una differenza di gusto. Tra l'altro un labbro così accentuato permette anche di avere maggior spazio per l'elaborazione della decorazione accessoria. E l'altra domanda è che ci sono analisi archeometriche che siano state fatte a supporto? No, ne avevamo forse già parlato quando progettavamo la mostra per Fish and Chips. No, non sono state fatte analisi sulle superfici, soprattutto non mirate alla ricerca di contenuti organici di questi piatti. Ribadisco ancora una volta, è difficile pensare che possiamo trovare residui di pesce fresco, crudo o cotto che fosse sull'oggetto figurato, che finiva secondo me per sostituire quello reale d'uso nel quale dovevano esserci i pesci veri. Però sarebbe interessante tentare un approfondimento. Semmai però forse potrebbe essere produttivo questo tipo di ricerca sui contenitori da cottura, quelli che ho fatto vedere prima di arrivare alla ceramica figurata, quindi all'interno delle lopades, all'interno delle pentole più profonde, si potrebbe provare a vedere se ci sono tracce di materiale organico e di che genere. Certo. Perché ho visto, ho fatto la domanda io e poi Danilo Leone, che ci saluta online, ha poi posto la stessa domanda. Quindi... Ciao Danilo, ti saluto. Poi abbiamo una domanda, quindi riguardo da Facebook, da qualcuno che ci segue, riguardo a questo uso simbolico del pesce per le offerte, ci sono anche delle piccole statuette di pesci o solo pittori sul piatto associato eventualmente a questi rituali? Pittura, solo in pittura. Io per quanto riguarda il sacrificio ho fatto vedere soltanto un caso di ceramica attica a figure nere, ne esistono pochissimi altri, sempre però con l'ambiguità tra una scena di vita reale, potrebbe essere semplicemente che si sia tranciando un grosso pesce di altro genere per servirlo a tranci o cuocerlo a tranci, oppure potrebbero essere scene rituali. Per quanto riguarda l'offerta, la presenza di questa consuetudine di portare cibi adecate o sulle tombe dei defunti è nota prevalentemente dalle fonti letterarie. L'unico caso in pittura, però pittura vascolare, è quello dello Stamnus etrusco, che ha anche un secondo esemplare con lo stesso schema iconografico, in cui l'unica differenza consiste nel fatto che la divinità non è vestita all'orientale ma in abiti greci, in abiti occidentali. Poi, altra domanda, Mario Lazzarini, tra le specie ittiche rappresentate, ve ne sono alcune oggi considerate non commestibili? No, io non ne ho trovata nessuna, sono tutti pesci ancora molto frequenti nei nostri mari, tutti commestibili, tutti ancora utilizzati per la cucina. Qualcuno, come nel caso del killer delle cozze, diventato più raro e recentemente ricomparso, ma sono tutti pesci dei nostri mari e tutti buoni da mangiare. Tra l'altro non soltanto genericamente commestibili, per le fonti antiche prelibatezze. Abbiamo Gabriele Laghezza che ci chiede, che le chiede, questi piatti all'epoca erano di uso comune o erano oggetti di valore? Quelli figurati? Sì. È difficile dire oggetti di valore, c'è un'ampia discussione su quanto costassero oggetti di questo tipo. Recentemente, tra l'altro, l'idea che fossero abbastanza costosi è stata ridimensionata da alcune attestazioni sui costi per quanto riguarda però i prodotti ateniesi. Diverso è invece chiamarli di uso comune. Probabilmente non erano così costosi, ma di uso comune nel senso proprio di uso quotidiano,
Stenterei ad affermarlo, perché i contesti ci portano soprattutto all'utilizzo nei corredi, con alcune eccezioni in cui provengono o da santuari o da spazi domestici, ma spazi particolari in cui comunque potevano svolgersi delle funzioni sacre. Quindi senz'altro non d'uso comune nel senso di piatto da cucina o da mensa, ma una presenza nella vita quotidiana in una dimensione sempre legata al sacro, o nella direzione funeraria o nella direzione della celebrazione di un qualche altro culto. Però diciamo fonti scritte proprio che descrivessero questi culti con il pesce specifici non ci sono Solo attestazioni. le offerte di pesci in piatti, in contenitori, a Ecate, e sulla tomba, in particolare Callimaco parla di questi piatti di pesci, piccoli pesci fritti, deposti sulla tomba di un amico. E comunque si intensificano nel IV secolo a.C. come produzioni? Sì, sono decisamente più numerose. Allora, l'Attica è attestata su 150-200 esemplari e ha un arco di produzione che va dalla fine del V all'incirca la metà del IV secolo a.C. La Siceliota e l'Italiota sommate, che vanno dalla fine del V fino alla fine del IV secolo a.C., raggiungono nel IV secolo 500-600 esemplari. Non sono comunque tantissimi, è una classe di materiale ristretta se consideriamo che il totale dei vasi italioti e sicilioti ormai ammonta a 40.000 esemplari. Sono comunque un nucleo ristretto di oggetti, Certo. però più numerosi nel IV che nel V secolo a.C. E questo potrebbe comunque essere anche legato a certi rituali, quindi funerari, che nel IV secolo. Le attestazioni che riguardano il rituale sono sì riferibili al IV secolo a.C. Va detto però che il IV secolo è il secolo clou della produzione di questo tipo di ceramica e ci ritroviamo, benché in percentuale ridotta, la curva rispecchia perfettamente quello che accade a tutta la ceramica a figure rosse italiota e siceliota nel IV secolo a.C. Allora, altra domanda di Giovanni Ricciardi. Ci sono documenti circa le feste per favorire o provocare la pescosità del mare? Non ne conosco, però la mia ricerca non è andata in questa direzione. È partita dai piatti da pesce a cui ho premesso le informazioni note sulla pescosità del mare. Non ho fatto una ricerca specifica su rituali per favorirla. Ho capito. Grazie. A questo punto chiedo se ci siano, abbiamo un leggero ritardo, cioè Facebook ha un leggero ritardo rispetto a noi. Sì, Siamo in leggera differita. chiedo al pubblico se si hanno altre domande. Ok, non ci sono altre domande, quindi la ringraziamo per questa interessantissima conferenza. Ovviamente siamo disponibili al Marta per proseguire la ricerca. Dobbiamo parlare del curioso personaggio sdraiato sulla triglia che vi ho fatto mostrare all'inizio. Magari organizziamo un prossimo incontro. Uno scavo nei depositi del Marta. Va bene, va bene. Un nuovo scavo nelle cose di mare. Io invece volevo dire, per salutare, che ti
Chiaramente nel futuro le immagini saranno tutte molto di alta qualità, perché con il progetto di digitalizzazione in corso di 40.000 reperti open data e open source, 40.000 reperti del MATA, quindi tutto l'esposto più una grande maggioranza dei depositi sarà digitalizzata, per cui anche in esempi come questi gli studiosi avranno, insomma, sempre foto di altissima qualità che compensano ciò che non c'è. Allora, c'è un'ultima domanda che non voglio tagliare, e quindi ci sono altri vasi? Sì, la leggo anch'io, la vedo anch'io. Ci sono altri vasi con conchiglie? Il soggetto principale è sempre o il pesce o il mollusco. Le conchiglie sono numerosissime e sono usate come riempitivi negli spazi lasciati liberi dai pesci e dai molluschi di dimensioni maggiori, ma sono tantissime le conchiglie rappresentate. Più difficile l'identificazione in quel caso, sono rese in una maniera più sommaria che non rende sempre possibile capire di che specie di conchiglia stiamo parlando, tranne nel caso del Pecten Jacobaeus, che ha una forma più facilmente riconoscibile. Benissimo, allora la ringraziamo e quindi la aspettiamo per la prosecuzione delle ricerche, lo scavo all'interno dei depositi del Marta. Grazie. Grazie a voi, buona serata, arrivederci. Buona serata a tutti, grazie.